Allora, riprendiamo il nostro lavoro e eh, incominciamo adesso con la presentazione del professor Pino di Luccio, Siamo già nell'ambito evidentemente del Nuovo Testamento e specificamente siamo nel Vangelo di Giovanni e lui illustrerà le problematiche di un testo molto concreto, Giovanni 7, 37 e 39, eh, nel... Nel loro contesto liturgico. Eh? D'accordo, allora Pino, te la parola. Buongiorno. Il titolo di questa giornata di studio ormai verso la conclusione è il fuoco della parola, come sappiamo, eccetera, ma io parlerò dell'acqua. Perché di. <ride> perché di questo si tratta in Giovanni 7, 37, 39. Questo testo, come sapete, è la lettura liturgica della Messa vespertina alla vigilia di Pentecoste. Contiene un grido di Gesù come quello della sapienza in Proverbi 1,20 e una dichiarazione solenne preceduta da una indicazione temporale. L'ultimo giorno della festa si intende di succot con una citazione, oppure come suggerirò, che è una citazione composta dalla scrittura, e una nota dell'Evangelista. Vedete in condivisione il testo come l'ho tradotto. Nell'ultimo grande giorno della festa Gesù si rizzò in piedi e gridò dicendo, Chi ha sete venga a me e beva colui che crede in me, come dice la scrittura. Fiumi di acqua viva scorreranno, fluiranno da dentro, dalla pancia, lo stomaco, il seno di lui. E disse questo a proposito dello spirito che stavano per ricevere i credenti in lui. Non c'era ancora infatti lo spirito perché Gesù non era stato ancora glorificato. Le parole di Gesù con la citazione delle scritture sul dono dello Spirito, come spiegato dall'Evangelista nel Vangelo di Giovanni, non ricorrono durante una festa di Shavuot, da cui ha origine la Pentecoste cristiana, ma sono ambientate durante una festa di Sukkot, che non ha corrispondenze evidenti con le feste del calendario cristiano. Una festa di Shavuot. Col dono di Mattantorà, forse già all'epoca del Nuovo Testamento, è identificata da alcuni critici nell'anonima festa di Giovanni 5 a motivo della menzione dei cinque portici, quanti sono i libri del Pentateuco, e la menzione della testimonianza delle Scritture di Mosè nel lungo discorso che segue e che spiega il significato del miracolo alla piscina di Bezzatà, o Bezzaida, o Betesda. La festa di Giovanni 5, a parere di molti critici, in un originale ordine dei capitoli del Vangelo di Giovanni precedeva direttamente quella di Succot in Giovanni 7 e seguiva la festa di Pesach in Giovanni 6. Per questa ragione un certo collegamento o continuità narrativa e tematica tra la festa di Shavuot, la Pentecoste ebraica, se questa fosse la festa anonima di Giovanni 5 e le parole di Gesù in Giovanni 7 37 38 ci potrebbe essere stata a un certo punto della storia della formazione del quarto Vangelo prima che queste parole sono state lette in un contesto liturgico di Pentecoste cristiana. Mi propongo di evidenziare questo collegamento interrotto ma con qualche ragione da una festa di Pasqua della Pasqua ebraica. Vorrei però limitarmi nel breve tempo di cui dispongo soprattutto alle problematiche della citazione biblica di Gesù, senza trattare approfonditamente l'altro aspetto, quello del diverso contesto liturgico delle parole e della citazione di Gesù su Cot nel Vangelo e Pentecoste nella liturgia cristiana. Qualche traccia e qualche pista per la trattazione di quest'ultimo problema, che di per sé è liturgico. Vorrei comunque fornirlo, mentre suggerisco soluzioni e aggiungo altre questioni alle problematiche esegetiche di Giovanni 7, 37, 39. Le parole di Gesù durante l'ultimo giorno della festa di Sukkot presentano problemi noti e non ancora risolti in modo soddisfacente, cioè in un modo da trovare un consenso ampio da parte degli esegeti. Prima di tutto Giovanni 7, 37, 38 contiene un riferimento esplicito alle scritture che però non è facile identificare in modo preciso. Poi non è chiaro, secondo l'opinione di molti esegeti, né a quale frase pronunciata da Gesù vada riferita la cosiddetta citazione delle scritture, cioè fiumi di acqua viva scorreranno, né precisamente è chiaro il senso stesso delle parole di Gesù. Nella spiegazione, al versetto 39, l'Evangelista menziona lo Spirito Santo, ma non è evidente se la citazione biblica contenga un riferimento allo Spirito Santo o se questo collegamento è creato da Gesù o dall'Evangelista, il quale riferisce un episodio della vita di Gesù, la sua glorificazione che dovrebbe essere capita, sebbene non sia molto chiaro come alla luce della citazione biblica per Raymond Brown, Giovanni sembra più interessato all'edempimento della scrittura in generale che all'adempimento di singoli passi. La citazione, così come si trova in Giovanni 7:38b fiumi di acqua viva scorreranno, non è reperibile nella Bibbia ebraica nella 70 nella letteratura intertestamentaria e in nessuna fonte della tradizione rabbinica, e non è chiaro, inoltre, secondo l'opinione di alcuni esegeti, a quali parole di Gesù vada riferita: all'invito agli assetati, ai credenti. Barrett cita e discute un certo numero di testi che includono documenti di Qumran. Per Wengst, invece, si tratterebbe di un testo della Scrittura che è andato perduto. Ogni tanto ci sono anche gli esegeti che propongono, <ride> appunto, non è, non è il primo. Ma forse Gesù non sta citando in maniera precisa un testo della Scrittura e allude invece a qualche testo biblico che presenta somiglianze con le parole che dice. Tra i possibili testi biblici che presentano somiglianze tematiche con le parole di Gesù in Giovanni 7 38b, dunque fiumi di acqua viva scorreranno, eccetera, come l'acqua dalla roccia in Esodo 17, numeri 20, testi specialmente rilevanti questi perché le pretese messianiche nel primo secolo d.C. sono dimostrate da prodigi che ripetono l'epoca del deserto. Ci potrebbe essere, tra questi testi, anche Isaia 12 per Marcus e invece per Mencken il Salmo 78, versetti 16-20, che menziona l'acqua dalla rupe. A questi testi se ne aggiungono altri, tra cui Zaccaria 14, che menziona la festa delle capanne al versetto 19 e che era un haftarah, cioè una lettura liturgica dai profeti della festa di Sukkot, come ha fatto notare per esempio Ieremias, e questa pare anche Para essere l'opinione di Raymond Brown, per il quale dietro le riflessioni di Giovanni sulla festa dei tabernacoli e sullo sgorgare della vera acqua sembra esservi l'ultima parte di Zaccaria. Le parole del testo di Zaccaria fanno riferimento alle profezie di epoca esilica relative a un nuovo tempio, soprattutto Ezechiele 47. Il testo che vedete è il numero 2 in condivisione, non lo leggo tutto, ma soltanto alcuni versetti. In quel giorno acque vive sgorgeranno da Gerusalemme, veaia, baion, yezum, ma maim, chaim. Qua è importante le acque, maim, chaim, irushalaym. E scenderanno parte verso il mare orientale, parte verso il mare occidentale, ve ne saranno sempre estate e inverno, eccetera. Può darsi. Che la cosiddetta citazione della Scrittura con la menzione dei fiumi di acqua viva faccia riferimento a queste profezie e alle promesse di un nuovo Tempio. Nelle frasi di Giovanni 7, 37-38, inoltre, i fiumi e la sorgente di acqua, di acqua viva, potrebbero sgorgare da Gesù stesso, se la frase che comincia al versetto 37 è conclusa non alla fine di questo versetto ma all'inizio del versetto 38, dopo colui che crede in me, come nell'attuale puntuazione della Bibbia cei, e non in quella che propongo io, chi ha sete venga a me e beva chi crede in me, come dice la scrittura, eccetera. Grammaticalmente, e con un'altra punteggiatura attestata da alcuni papiri e manoscritti, Dunque con questa punteggiatura alla fine del versetto 37, come propongo nella mia traduzione, è possibile che la sorgente di acqua viva sia il credente e che i fiumi di acqua viva sgorghino dall'intimo di lui. Autù al versetto 38b si riferirebbe in questo caso al credente. Chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me, come dice la scrittura, eccetera. Così lascia intendere Gesù offrendo l'acqua viva alla Samaritana quando alla domanda della donna sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame, le dice chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Sant'Agostino spiega questo testo dicendo che Gesù domanda da bere e promette di dissetare, è bisognoso come uno che aspetta di ricevere e abbonda come chi è in grado di saziare. Un contenuto simile alla citazione di Gesù in Giovanni 7:38 nel caso in cui le acque fluiscano dall'intimo del credente si trova per esempio nel libro del Siracide al capitolo 24. Questo è il quarto testo. In condivisione, un testo in cui alle parole della Sapienza fanno seguito quelle del Maestro, il quale, il quale dice: è il testo numero 4. Io, come un canale che esce da un fiume e come un acquedotto che entra in un giardino, ho detto: innaffierò il mio giardino e irrigherò la mia aiuola. Ma ecco il mio canale è diventato un fiume e il mio fiume è diventato un mare. Farò ancora splendere la dottrina come l'aurora, la farò brillare molto lontano. Riverserò ancora l'insegnamento come profezia, lo lascerò alle generazioni future. A questo proposito è significativo che, in cifre al Deuteronomio, il discepolo che inizia è come un pozzo che può dare solo l'acqua che riceve, il discepolo avanzato è come una sorgente che dà acqua viva. Di fatto non c'è contraddizione. Tra le due possibilità di lettura del testo greco di Giovanni 7, 37-38, anche se l'interpretazione che suggerirò è resa possibile dalla punteggiatura che ho scelto e che vi ho segnalato, perché nel Vangelo di Giovanni il credente è destinato a essere come Gesù, con il dono del suo spirito che è la sua vita, secondo un detto del Vangelo di Tommaso. Così dice Gesù: chi si abbevererà alla mia bocca diventerà come me. Io diventerò, io diventerò Lui e ciò che gli è nascosto gli sarà rivelato. Cori ha messo in evidenza nel discorso di Giovanni 7.8, che per lui sarebbe piuttosto un racconto di Succot l'adattamento di temi delle tradizioni della sapienza sovia, wisdom, Traditions come la personificazione della sapienza e temi che caratterizzano il racconto della sapienza, Wisdom Tale, nella letteratura biblica e intertestamentaria. Per esempio la cospirazione con la motivazione, l'accusa, il processo, condanna, salvezza e esaltazione con il capovolgimento, il giudizio degli oppositori, eccetera. Senza però specificare. Come queste tematiche diventino significative tra i temi e le liturgie della festa di Sukkot, a parte qualche riferimento piuttosto vago alla festa. Ma le parole di Giovanni 7, 37 e 38 sono contestualizzate all'ultimo giorno della festa di Sukkot. Questo giorno, nel Vangelo di Giovanni, oltre a essere la conclusione, è il giorno più grande della festa. Quando il libro del Levitico. Parla della festa di Sukkot il 15 del settimo mese, dice che sarà la festa delle capanne per sette giorni in onore del Signore. Il primo giorno vi sarà una riunione sacra Micra Kodesh, non farete alcun lavoro selvile e che per sette giorni offrirete vittime consumate dal fuoco in onore del Signore. L'ottavo giorno terrete la riunione sacra e offrirete al Signore sacrifici consumati con il fuoco. è giorno di riunione. Azzere tu, non farete alcun lavoro servile. L'ultimo grande giorno di Giovanni 7:37, dunque, è il settimo o l'ottavo giorno della festa. Anche in questo caso il parere dei critici non è unanime. Per Barrett il grande giorno, quando Gesù pronuncia queste parole, sarebbe l'ottavo giorno di Sukkot, Shminia Zeret. Per Brown il grande giorno sarebbe il settimo. L'ottavo giorno erano cessate le celebrazioni di Sukkot, compreso il rito della libazione dell'acqua, a cui le parole di Gesù possono fare riferimento. Durante i sette giorni della festa, e anche il settimo giorno, ma non l'ottavo, nel Tempio di Gerusalemme, dove è ambientato questo testo, e anche appunto aveva luogo una liturgia della Beita Shova, una processione guidata dai sacerdoti. Partiva dalla piscina di Siloe, dove è localizzato anche il miracolo del cieco nato, e anch'esso ambientato nel quarto Vangelo a questa stessa festa di Sukkot. Qui si attingeva l'acqua e procedendo con gioia, con canti, salmi e preghiere, passando per il Gihon, si arrivava al Tempio. I sacerdoti giravano, nell'ultimo giorno della festa, sette volte intorno all'altare e poi... Un sacerdote di turno saliva sulla rampa dell'altare e versava l'acqua. Questo è il testo della Mishnah che ci parla di eh, questa liturgia della libazione dell'acqua. Il versamento, libagione dell'acqua. In che modo? È il testo numero 5. Riempivano un fiasco dorato che conteneva tre lughim con acqua dalla piscina di Siloe, arrivavano alla porta delle acque, soffiavano nello shofar con un soffio sostenuto, tremolante e sostenuto, il sacerdote di turno saliva sulla rampa dell'altare, si voltava verso sinistra dove c'erano due scodelle d'argento, al sacerdote che versava l'acqua dicevano alza la mano perché una volta un tale versò l'acqua sui suoi piedi e tutti gli tirarono cedri questo è un episodio piuttosto famoso di cui parla anche Giuseppe Flavio nelle antichità giudaiche, dicono chi non ha mai visto la gioia della beita Shoeva non ha mai visto gioia in vita sua. Parlando del significato dell'acqua durante le celebrazioni della festa di Sukkot, la Tosefta identifica l'acqua della roccia con quella del pozzo, spiegando che esso nel deserto accompagnava gli israeliti dovunque si accampavano e che stava di fronte alla tenda del convegno. Questo è il testo, il numero 6 che vi leggo, e così il pozzo che era con gli israeliti nel deserto era come una roccia intera, come un grande recipiente rotondo che sorgeva e gorgogliava in superficie, come dalla bocca di questo piccolo fiaschetto, salendo con loro sulle montagne e andando giù con loro nelle valli, dovunque gli israeliti si accampavano, esso si accampava con loro in alto di fronte all'entrata della tenda del convegno. L'acqua della roccia, come quella del pozzo nel deserto per la Tosefta, simboleggia la presenza di Dio e la sua parola come essa era celebrata durante la festa di Sukkot, la presenza dinamica, come ha detto il professor Broder, la presenza dinamica di Dio con il popolo di Israele, la presenza e la vicinanza di Dio che abita nel Tempio e che con la sua parola guida il popolo e gli assicura la vita. Nel documento di Damasco, infatti, il pozzo che scavarono con il bastone i principi del popolo è la legge e, in un altro documento di Qumran, l'acqua viva e corrente è la Torah. Per Filone, la roccia del racconto biblico è la sapienza di Dio. Per San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetti 2 e 4, la roccia da cui proveniva l'acqua che dissetava i patri nel deserto, i quali furono tutti battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare, era Cristo. San Paolo identifica la roccia da cui scaturì l'acqua che dissetò il popolo assetato con Gesù. E di fatto, Gesù, con il riferimento alla Scrittura, potrebbe identificarsi con il significato dell'acqua della roccia nella celebrazione di Sukkot che appunto ricordava anche quest'acqua. Con la menzione dell'acqua, dunque, Gesù nel Vangelo di Giovanni potrebbe riferirsi, uno, alla liturgia della Beta Shoeva, due, all'acqua all delle visioni del Tempio futuro escatologico, alla roccia nel deserto, un episodio dell'Esodo che era ricordato nella celebrazione della festa di Sukkot insieme ad altri eventi dell'epoca del deserto. Che significato ha ah, l'acqua di cui Gesù parla? L'Evangelista non dice nulla della liturgia dell'acqua durante la festa di Sukkot. Egli dice che Gesù parlava dello spirito, cioè di un evento escatologico, e che lo spirito non c'era ancora perché Gesù non era ancora stato glorificato. In questo modo l'Evangelista potrebbe comunque parlare del significato dell'acqua di Sukkot. Il significato eccezionale dell'acqua è evidenziato dall'Evangelista non solo con la menzione dello Spirito, ma anche quando precisa che era l'ultimo giorno della festa. In quest'ultimo grande giorno, che dovrebbe dunque essere il settimo giorno della festa e che nel Vangelo di Giovanni, come di consueto, oltre a un significato letterale, ha un significato letteralmente, simbolicamente, escatologico. Richiamato dalla terminologia stessa che lo designa, e in questo contesto liturgico solenne, Gesù ritto in piedi gridò a chi ha sete di andare a Lui e citò un testo della Scrittura: Fiumi di acqua viva sgorgeranno dall'intimo, da dentro di Lui. In alcuni testi di Qumran, la vita simbolizzata dall'acqua è una promessa escatologica e futura. Questa promessa riguarda lo Spirito che dà la vita e la rinnova come un ritorno all'origine, all'inizio della creazione, e si riferisce al significato simbolico dell'acqua nelle profezie di Ezechiele, capitolo 36. Il testo che leggo adesso è invece appunto da questo documento di Qumran, Sere Hayahad, la regola della comunità. Allora Dio purificherà, è il testo numero 7 con la sua verità tutte le azioni dell'uomo e raffinerà per lui la struttura dell'uomo togliendo ogni spirito di ingiustizia dalle parti più interne della sua carne, per purificarlo con lo Spirito Santo da ogni azione malvagia, aspergerà su di lui lo spirito di verità come acqua lustrale, per purificarlo da ogni aborrimento di falsità e dall'inquinamento dello spirito impuro per istruire i giusti con la conoscenza dell'Altissimo e per far apprendere la sapienza dei figli del cielo ai perfetti di condotta. L'Evangelista in Giovanni 7:39 spiega che lo Spirito donato con la glorificazione di Gesù avrebbe compiuto le promesse della scrittura che Gesù cita o come propongo spiega e cioè la promessa di un nuovo tempio con il dono dello spirito, che non è tanto e soltanto un altro tempio, ma è proprio il dono dello spirito, simbolizzato dall'acqua che esce dal tempio e il compimento delle scritture che queste profezie annunciano. Di fatto, menzionando lo spirito e la glorificazione, per spiegare le parole di Giovanni 7, 37, 38, l'Evangelista presenta le parole di Gesù come annuncio della sua morte, quando letteralmente egli diede lo spirito, così dice il testo greco di Giovanni 19,31, dopo aver preso l'aceto, Gesù disse compiuto, tetelestai, e chinato il capo, consegnò lo spirito, paredo centopneuma Gesù nel Vangelo di Giovanni diede lo spirito dopo aver detto, ossete, dipsò per compiere la scrittura inate, tetelestai Tele Yosse e grafè, dice Giovanni 19, 28, e prima della testimonianza dell'acqua e del sangue che escono dal suo fianco. L'Evangelista in Giovanni 7,39 collega dunque il significato dell'acqua in Giovanni 7,37 38 allo Spirito. Alcuni manoscritti hanno lo Spirito Santo e in altri manoscritti si aggiunge Vedomenon in riferimento molto probabilmente a Giovanni 19,31, dove la morte di Gesù è descritta proprio con l'espressione Diede lo Spirito. Con questo dono Gesù compie le promesse dei profeti e le promesse profetizzate nelle scritture di Israele. Senza queste promesse, come erano lette, interpretate, celebrate e attualizzate nella liturgia del Tempio, non si capisce. Il dono di Gesù e non si capisce il messaggio teologico del Vangelo di Giovanni che presenta la vita dei discepoli come una ripetizione della vita di Gesù e la vita stessa di Gesù ripetuta in quella dei suoi discepoli. Per questa ragione nelle parole della citazione, non nelle parole di Gesù e nella frase del Vangelo, non è evidente a chi si riferisca il suo interno, il suo seno, il suo stomaco, cioè dal fianco e dal lato di chi e di cosa fluiscano le acque. Wengst fa notare un possibile, giustamente, riferimento all'acqua che esce dal fianco di Gesù, ma quale scrittura pre precisamente citerebbe Gesù? L'evangelista non chiarisce da dove venga la sorgente d'acqua viva, ma spiega solo che con l'acqua viva o l'acqua di vita si intende lo spirito che i discepoli, letteralmente i credenti, avrebbero ricevuto con la glorificazione di Gesù. Questo per l'evangelista dovrebbe bastare a chiarire il senso delle parole di Gesù. Forse Gesù e qui vengo alla proposta non sta citando un testo della scrittura, ma due e li sta spiegando secondo le regole per l'interpretazione della scrittura attribuite ad Hillel. Per esempio la sesta regola che io bobe ma comacher letteralmente, come si trova in un altro luogo, nel senso che la difficoltà del significato di un testo può essere risolta comparando quel testo con un altro, col quale ha elementi di generale somiglianza, non necessariamente verbale. Gesù, in questo caso, grida, come la Sapienza, in Proverbi 1.21, le parole di un testo della scrittura, attualizzandole e attribuendole a sé, chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me, Eccetera, spiegandole insieme con un altro testo o con altri testi i quali parlano dello scorrere di acque vive. L'assetato può diventare come la sapienza perché i testi in cui parla la sapienza sono spiegati con quelli che parlano dell'acqua che scorre. Va notato che nella frase del versetto 37b, chi ha sete venga a me e beva, manca in alcuni manoscritti e nella tradizione occidentale, venga a me permettendo di riconoscere meglio una citazione libera, come sono i riferimenti di Gesù di fatto alla scrittura in questo testo, il testo numero 8 o voi tutti assetati, venite all'acqua o colza me le culam. Come dice la scrittura, mi avvio verso la conclusione, in Giovanni 7.38 non è probabilmente una citazione della scrittura, altrimenti forse si direbbe come è scritto, ma la spiegazione di chi ha sete venga a me e beva e potrebbe riferirsi a Zaccaria 14, Ezechiele 47, e ad altri testi ancora, annunciando con la menzione dell'acqua il compimento delle attese del Tempio Escatologico, in questo senso, cioè che chi ha sete, l'assetato di cui parlano i testi come Isaia 55, diventa, come dice la scrittura in un altro luogo, una sorgente senza smettere di avere sete, come dice il libro del Siracide. L'Evangelista rimanda la spiegazione delle parole di Gesù, non solo della citazione della scrittura, alla sua glorificazione e alla testimonianza di Giovanni 19,35, il testo 9. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera e gli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura, non gli sarà spezzato alcun osso e un altro passo della scrittura dice... Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Il racconto della glorificazione di Gesù, compresa la sua sete, segue la citazione di Giovanni 7, 37-38 e la spiegazione dell'Evangelista al versetto 39 si riferisce alla testimonianza nel testo che ho appena letto, che a sua volta è un riferimento delle parole di Gesù nella sinagoga di Cafarnao, quando dice: Se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Per l'evangelista si diventa credenti e cioè nel linguaggio del quarto Vangelo si aderisce a Gesù con il dono del suo spirito. La sete di Gesù sulla croce compie la scrittura con l'acqua e il sangue che escono dal suo fianco perché Gesù con la sua vita dà tutta la sua vita e che è tutta l'acqua della parola di Dio, realizzando così le scritture che annunciavano un nuovo Tempio come una sorgente di acqua. E concludo sintetizzando quello che cercavo di dire in due parole. Il contesto originario della lettura liturgica della Vigilia di Pentecoste, cioè Sukkot, è importante per ricordare che con la Pentecoste cristiana non si celebra solo il ricordo del significato della Pentecoste ebraica e il dono della legge, o meglio, per precisare quale significato di questa festa si celebra. Le parole di Gesù in Giovanni 7, 37 e 38 hanno un significato escatologico, indicato dal contesto dell'ultimo giorno della festa di Sukkot, che di fatto anticipa, come la stessa opera di Gesù nel Quarto Vangelo e come le parole di Giovanni 7, 37 e 38, la fine della festa. Gesù si identifica con la sorgente dell'acqua, spiegando in questo modo le profezie di testi che parlano del futuro del Tempio eh. Delle liturgie e i testi liturgici della, de, liturgici della festa di Sukkot, cioè identificandosi anche con gli assetati e i destinatari di testi come Isaia 55, Proverbi 9, 2, l'Evangelista chiarisce che Gesù, identificandosi con la sorgente dell'acqua e con gli assetati, spiegava insieme questi testi e il senso di testi e delle liturgie della festa parlando dello Spirito e dunque del compimento delle Scritture che è la promessa dello Spirito. Questo evento coincide con la glorificazione di Gesù e la testimonianza delle Scritture. Tre, e conclusione, la Pentecoste cristiana chiarisce questo evento escatologico celebrando liturgicamente. Il compimento del dono della legge, senza però riferimenti a Sukkot e senza più connessioni evidenti con il Tempio. Grazie. Il professore Giuseppe Midilli, carmelitano. Eh? E qui faccio una e eh, vorrei presentarlo. Eh, gli altri sono i miei colleghi, sono i vostri professori, eh, quindi li conosciamo abbastanza bene. Ma eh, professore Midilli è attualmente professore ordinario di liturgia presso il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo eh, e eh, è professore anche invitato da noi, eh, alla Pontificia Università Gregoriana. E eh, direttore dell'ufficio liturgico del Vicariato di Roma e consultore dell'ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice. Eh, ha pubblicato studi eh, a carattere scientifico-divulgativo sulla pastorale liturgica, per quanto io sappia, eh, è uno degli ambiti principali della sua ricerca. Eh e anche ha pubblicato sugli sviluppi storici della riforma liturgica in contesto sempre eh, pastorale. Quindi penso che sia no, la persona giusta eh, per eh, concludere il nostro lavoro eh, di questa giornata. Eh, basta guardare il titolo che ci ha offerto, Le orazioni sono pervase dallo spirito della scrittura, eucologia eh, e lezionario di Pentecoste. Quindi con molto piacere eh, eh, ascoltiamo la sua relazione. Grazie. Mi sentite? Ecco, grazie per questo invito. È una bellissima opportunità per riprendere un po' un filone di studi che mi ha accompagnato durante gli anni del dottorato, perché la tesi era una tesi che più o meno affrontava una metodologia simile a quella che ho utilizzato per questa relazione, cioè ho studiato il rapporto tra il lezionario e l'eucologia di Avvento nel messale di Paolo VI. E quando, ricordo che quando eh, avviai quello studio, quella ricerca, a eh, un certo momento fu necessario eh, seguire dei corsi di esegesi, quindi venni qui a seguire tre corsi di esegesi per approfondire meglio il metodo di studio del lezionario. E quindi adesso io partirei da una prima constatazione su cui dobbiamo essere d'accordo. Se un presbitero che celebra tre battesimi si può considerare liturgista, un liturgista che segue tre corsi di esegesi si può considerare biblista. Partiamo da qui. Questo è un dato di fatto da cui non possiamo prescindere. Al di là della, della battuta dico che la mia formazione è prevalentemente liturgica anche se certamente per confrontarmi con il lezionario a suo tempo ho dovuto studiare anche i metodi dell'esegesi. Eh, procedo in maniera un po' schematica e sono costretto a introdurre un po' anche la metodologia che seguo. Quali sono gli obiettivi che mi propongo per questo breve intervento? mostrare le relazioni che intercorrono tra lezionario ed eucologia. Il titolo è tratto da Sacrosantum Concilium 24. Le orazioni sono pervase dallo spirito della scrittura. Allora che rapporto c'è tra l'eucologia, quindi le preghiere che noi utilizziamo per la celebrazione eucaristica e la scrittura? Che rapporto c'è poi tra tutte le altre formule che utilizziamo per i sacramenti e la scrittura, ma certo noi ci concentriamo qui prevalentemente sulla eucologia e sul lezionario di Pentecoste. Metterò in risalto la forza ermeneutica del rapporto che si crea tra eucologia e lezionario. Vedremo che il rapporto tra testi biblici e testi eucologici sviluppa una forza ermeneutica. La celebrazione interpreta il lezionario, interpreta l'eucologia, ma interpreta i segni, i gesti, i riti. E proverò a individuare alcuni temi che emergono dall'analisi del contesto celebrativo e farò riferimento farò molto riferimento alle relazioni dei colleghi che mi hanno preceduto. Qual è il metodo? Immaginiamo di studiare la celebrazione come si studia un mosaico, quindi Esaminiamo la celebrazione vigiliare prolungata della Pentecoste come un mosaico in cui non considereremo solo le singole tessere, ma considereremo le singole tessere nel contesto di tutto il mosaico. Il mosaico opera un'ermeneutica delle singole tessere, accostare colori diversi, materiali diversi, perché lezionario ed ecologia... Si possono considerare, con la metafora del mosaico, materiali completamente diversi. Accostare eh, formule antiche, alcune eh, formule eucologiche sono risalenti all'VIII o al IX secolo, con formule eucologiche di recentissima composizione, significa avere davanti un mosaico veramente variegato. Il lezionario e l'eucologia, quindi la liturgia in genere, agiscono, lo dico con un'altra immagine, agiscono come farebbe una persona che ha a disposizione migliaia di pezze di stoffa. Migliaia di pezzi di stoffa. Il compositore della celebrazione entra in questo grande deposito in cui tutte queste pezze di stoffa sono custodite. Sono bibliche, sono ecologiche, e con grande libertà usa le sue forbici, prende quello che gli serve e compone con ago e filo una celebrazione. Noi cercheremo di approfondire il modo in cui taglia i vari segmenti di stoffa per comporre la celebrazione. Ogni celebrazione. È un evento nuovo in cui ogni singolo er elemento viene accostato ad altri che lo interpretano. Vedremo che la celebrazione è ermeneutica dei testi. Questo metodo è un metodo consolidato, vi dirò tra un attimo, è un metodo che io ho imparato dal professor De Zan che aveva studiato qui Sacra Scrittura e aveva studiato liturgia Sant'Anselmo e che ha avviato questo studio delle celebrazioni. Ma il fondamento di questo studio è un fondamento magisteriale, quindi cito alcuni testi, vado rapidissimamente, cito Sacrosanto un Concilio un 48, in cui si dice che i fedeli partecipano al mistero di fede, quindi alla celebrazione eucaristica e comprendono il mistero di fede, quindi comprendono ciò che la Chiesa crede per mezzo dei suoi riti e delle sue preghiere. E lì dove si parla di preghiere io direi eucologia. Questo è uno dei testi più forti di Sacrosanto Un Concilium, se pensiamo che fino al Concilio la liturgia era rubrica, rito, cerimonia. I Vescovi al concilio introducono il numero 48 che ha un effetto dirompente. Sarebbe interessante andare a leggere la stesura, le varie stesure di Sacro Santum Concilium 48 per vedere l'accordo che si è creato per affermare che il mistero della fede si spiega per mezzo dei riti e delle preghiere. Cito l'ordinamento del lezionario i prenotanda dell'ordo lezione umisse del 1981 in cui si dice che i molteplici tesori dell'unica parola di Dio si manifestano mirabilmente nelle varie celebrazioni e nelle diverse assemblee. Nelle celebrazioni e nelle diverse assemblee. La stessa celebrazione liturgica, continua al numero 3, diventa un nuovo evento, un nuovo evento e arricchisce la parola stessa di una nuova efficace interpretazione. Così la Chiesa segue fedelmente nella liturgia quel modo di leggere e di interpretare le sacre scritture a cui ricorse Cristo stesso. Ripensiamo per un attimo agli interventi dei colleghi Piesonnet e di Lucio. Abbiamo visto la metodologia che di secolo in secolo è stata usata per leggere i testi. A partire dall'oggi del suo evento esorta a scrutare tutte le scritture. Cito ancora sacrosantum concilium. Ecco, cito ancora Sacro Santo Un concilium 7 è Cristo che parla nella è Cristo che parla quando nella chiesa si proclama la parola. È lui che parla quando la chiesa prega e loda. Quindi è azione di Cristo, cioè la Chiesa fa suo quello che Cristo ha fatto durante la sua vita. E infine Sacrosanto un Concilium 24, vedete vado rapidamente, sono testi probabilmente molto conosciuti, Sacrosanto un Concilium 24 da cui è tratto il titolo del, dell'intervento, dice la sacra, nella celebrazione liturgica la Sacra Scrittura ha un'importanza estrema perché da essa si attingono le letture. Di essa sono permeate le preghiere, le orazioni e i carmi. Da essa prendono significato le azioni e i simboli. Dunque la fonte è sempre la scrittura. Passo rapidamente ad alcune indicazioni per, un anali per una analisi del lezionario. Quattro aspetti. Per analizzare il lezionario dal punto di vista liturgico. I prenotanda dell'ordo lezioni ummisse danno delle indicazioni. Primo, il punto di partenza è l'aspetto particolare del mistero pasquale presentato dal Vangelo che costituisce il culmine della liturgia della parola. E perciò, nella mia analisi, io partirò dal testo di Giovanni su cui abbiamo appena sentito il collega. Il titolo, del lezionario propone ai, il, il titolo che il lezionario propone ai singoli testi è di valido aiuto nell'analisi delle pericopi. Per un liturgista, il titolo premesso alla pericope è chiave ermeneutica del testo e la chiave che la Chiesa propone per leggere il testo. Terzo aspetto, la concordanza migliore tra i testi dell'Antico e del Nuovo Testamento e quella presente nella scrittura stessa. Quarto aspetto, particolare interesse va dedicato alle modifiche. Le modifiche ai tagli, ritorno all'immagine Entra dentro questo grande deposito, taglia quello che gli serve, lascia tutto quello che non gli serve e poi cuce insieme. E talvolta cuce senza misericordia, taglia senza misericordia. Per un biblista questo deve essere traumatico, immagino, no? Eh, perciò l'ho usato, ho preso l'immagine delle forbici perché immagino come si deve sentire un, un biblista vedendo che alcuni versetti sono tagliati via. Il mio scopo è cercare di capire il perché dei tagli, il perché degli accostamenti e quali sono le tematiche che ricorrono. Per l'eucologia, siamo già su questa? Perfetto. Per l'eucologia per mi riferisco semplicemente alla colletta, quindi mi riferirò alle molteplici orazioni che ci sono nella veglia, nella celebrazione prolungata vigiliare per la Pentecoste e ai testi eh, e all'unico testo del prefazio, quindi molteplici orazioni, un unico testo del prefazio. Su questo mi dilungherò di più nella stesura scritta. È interessante avere tre modelli celebrativi, un unico prefazio. Come dicevo, sono debitore al mio maestro, il professor De Zan, e il frutto del suo lavoro è stato pubblicato eh, in due recenti volumi che probabilmente avete avuto modo di di vedere già. Qual è l'oggetto? La messa vespertina di Pentecoste con celebrazione vigiliare prolungata. Il messale attuale, edizione 2020, in italiano a cui mi riferisco, quindi vi dispenso dalla, dalla lettura dei testi in latino, partiamo dal testo italiano, quindi l'oggetto è la celebrazione così come si trova nel messale italiano, edizione 2020 l'edizione della Conferenza Episcopale Italiana appena uscita, e di questo tralascio la Messa Vespertina nella Vigilia e la Messa del Giorno. Dico soltanto che c'è un unico prefazio per queste celebrazioni, questo sarà un dato che mi darà filo da torcere quando dovrò scrivere il testo scritto, perché bisognerà armonizzare le tematiche. Ed entro subito nella trattazione partendo dalla pericope evangelica, tenendo fede a quello che è il metodo che, i prenotanda dell'ordolezione umisse mi indicano il culmine della liturgia della parola è il testo del Vangelo, la pericope del Vangelo. Giovanni 7, 37, 39 è stato eh, spiegato. Il titolo del lezionario, Sgorgeranno fiumi di acqua viva. E come abbiamo ascoltato appena adesso, il tema dell'acqua è un tema dominante. Dunque il lezionario non può che rilevarlo alcune scelte di composizione del lezionario. Abbiamo adesso le informazioni che il professor Di Lucio ci ha dato dal punto di vista esegetico. Possiamo usarle? Certo, io dal mio punto di vista metodologico ho davanti un testo preciso, tagliato, circoscritto ho tante informazioni che sono preziose per il mio background, cioè per comprendere i tagli che il lezionario fa, ma di fatto il mio tema è circoscritto a quello che io trovo nel lezionario. Intanto il lezionario mantiene viva la connotazione cronologica del brano nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa. Così il discorso di Gesù è collocato nell'odio liturgico. Io entro per celebrare la Pentecoste, un minimo di iniziazione alla vita cristiana della Chiesa mi dà l'informazione che siamo nell'ultimo giorno del tempo pasquale, comincia la proclamazione del Vangelo. E ritrovo la stessa espressione. Nell'ultimo giorno, quindi io sono portato dal punto di vista liturgico ad associare quello che Gesù dice con l'odie della celebrazione. Almeno questo sembra, a mio avviso, l'obiettivo del compositore del lezionario, che avrebbe tranquillamente potuto giocare con le sue forbici e tagliare questa indicazione cronologica. Ma la mantiene, dunque per lui deve avere un'importanza. Io direi che l'importanza si trova in ciò che vuole dire il contesto celebrativo. In questo giorno di Pentecoste, oggi, Gesù dice a questa comunità radunata, chi ha sete viene a me e si disseta. Oggi è il giorno in cui Gesù disseta. Il versetto 39... Dice questo egli disse riferendosi allo spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui, infatti non c'era ancora lo spirito perché Gesù non era stato ancora glorificato. Dunque siamo, abbiamo ascoltato siamo in un evento che si compirà. Ma l'orazione che precede questo testo, perché siamo al testo del Vangelo, c'è la colletta, quindi la colletta. Ha interpretato previamente questo testo. Rifulga su di noi, O oh Dio onnipotente, lo splendore della tua gloria, Gesù Cristo. Dunque, dal punto di vista liturgico, si è già compiuto quello che Gesù dava nel suo discorso come esperienza futura. Versetto 39: Gesù non era stato ancora glorificato, ma la colletta dice: Noi. Vediamo il bagliore, rifulga, il bagliore della sua gloria, Gesù Cristo. Dunque Cristo è glorificato. Lo Spirito ora c'è, Cristo è glorificato, dunque tutti coloro che si accostano a lui si disseteranno, perché è già glorificato. Dunque la promessa si può attuare perché la glorificazione è già avvenuta. L'altra orazione proposta, perché, come vi dicevo, ci sono quattro orazioni ad libitum. Questo sarebbe un tema da approfondire. Ci sarebbe da chiedersi perché il compositore della eucologia dà la possibilità di scegliere quattro composizioni diverse. Lo lascio per il testo scritto. L'altra orazione proposta però dice Dio onnipotente ed eterno rinnova il prodigio della Pentecoste, fa che i popoli diversi si uniscano a proclamare la gloria del tuo nome. Ricordiamo quello che diceva il professor Di Lucio poco fa su Giovanni 19 e su questo glorificare, proclamare la gloria. Qual è il messaggio? Fa che diventiamo sorgente di acqua viva per tutti. Il tema della glorificazione a cui fa riferimento la pericope evangelica è ripreso in questo formulario. E l'obiettivo ultimo, finale, è che i popoli dispersi siano capaci, si radunino per proclamare la gloria del nome di Dio. Si uniscano. È interessante soffermare l'attenzione su questa parola. Si uniscano perché ci sarà una pericope tra un attimo, in cui si parla di lingue che si dividono. Si uniscano, diverse lingue si uniscano per proclamare la gloria del Signore. Perché questo sia possibile, perché le lingue si uniscano per proclamare la gloria del Signore, si chiede al Padre di rinnovare il prodigio della Pentecoste. Il prodigio della Pentecoste, stando alla pericope evangelica, consiste nel divenire gli uni per gli altri fonte di acqua viva. Così lo interpreterei io quel versetto 38 e per farlo mi sono posto la stessa domanda ero un po' teso mentre, lei parlo, mentre tu parlavi perché dicevo ho una slide depositata lì con una domanda quindi se lui risolve la domanda io dovrei levare la slide ma questo non è possibile per fortuna siamo arrivati alla medesima conclusione cioè suo a chi si riferisce nel versetto 38 fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno suo di chi dal mio punto di vista, prendendo il testo nel contesto del lezionario e dell'eucologia, io avrei concluso dicendo suo si riferisce al credente. Cioè riprendendo quello che citavi un momento fa dal Vangelo di Tommaso, chi si abbevererà alla mia bocca diventerà come me. Chi ha sete venga a me e beva chi crede in me. Fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno perché si è abbeverato a me, dunque lui diventa a sua volta sorgente di acqua viva. Ecco allora che cosa significa rinnovare il prodigio della Pentecoste: far sì che ciascuno divenga per gli altri sorgente che abbevera. Questo stando alla lettura rigorosa dei testi, così come la Chiesa ce li ha consegnati per la celebrazione. Ma per fortuna, per mia fortuna, siamo arrivati alla stessa conclusione. Quindi questo mi ha, mi ha eh, confortato e così mi ha anche. Così mi ha anche confortato, appunto, eh, non ci eravamo messi d'accordo, non, da non ci conosciamo, non ci, ci siamo salutati qui. Perciò immaginate la mia tensione: no? lui entrava nel tema, e man mano che lui entrava, io facevo speriamo che non vada da un'altra parte. <ride> Sei invitato, arrivi qui in un contesto che non è il tuo, speri di non fare brutta figura. No? Scherzo, passatemi la battuta. Allora il prodigio della Pentecoste che si rinnova dunque si riferisce a diventare vicendevolmente sorgente che disseta ecco il prodigio della pentecoste dunque tutto il tema del fuoco che noi diamo per scusate inflazionato lo dico tra virgolette nella pericope evangelica nel contesto della veglia nel tema centrale nel culmine della liturgia della parola non appare non appare interessante si parla di acqua abbiamo già sentito la sottolineatura avanti rapidamente. I versetti 37 e 38 dunque portano a concludere che chi crede può dissetarsi. Beva chi crede in me. Chi crede si disseta. Verrebbe da domandare e gli altri e quelli che non credono, allora l'eucologia ci viene in soccorso. O Dio, ecco l'altra colletta o Dio che apri la tua mano e sazi di beni ogni, viventi, ogni vivente fa scaturire fiumi di acqua viva nella chiesa perché quanti ti cercano possano estinguere la sete di verità e di giustizia dunque la condizio per dissetarsi stando all'eucologia non è solo il credere condizione ottimale ma anche il semplice cercare il semplice cercare è già condizione per potersi dissetare e quindi si apre la strada a una via risolutiva più semplice. Cercare è sicuramente più semplice che credere. Dicevo che nella pericope evangelica, che è culmine della liturgia della parola, non c'è alcun riferimento al fuoco, ma c'è un riferimento al fuoco nel versetto del canto al Vangelo, che dal punto di vista liturgico, insieme con il titolo della pericope, costituisce un elemento apicale della liturgia della parola, un titolo dato dalla liturgia alla pericope evangelica. Interessante perché il versetto biblico del canto al Vangelo, quindi il versetto biblico dell'Alleluia per intenderci, non è un versetto biblico. Il lezionario non cita il lezionario non pone accanto a questa frase nessuna citazione. Il testo dice: "Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore". Un altro es Aspetto interessante a proposito di questo testo perché voi sapete, per la Pentecoste, noi abbiamo il testo del Vangelo di Giovanni, capitolo 7, 37-39. quello che stiamo leggendo, come Vangelo della messa vespertina o vigiliare, prima pericope. Poi abbiamo tre pericopi diverse per l'anno A, l'anno B e l'anno C della messa del giorno, quindi quattro pericopi evangeliche diverse. Tutte tratte da Giovanni, capitoli diversi, tutti e quattro i testi hanno lo stesso versetto biblico del canto al Vangelo, non è una scelta casuale. E mi veniva in mente una spiegazione ascoltando il professor Sonnet. Il professor Sonnet ha detto che la letteratura rabbinica apre con un versetto talvolta la riflessione omiletica, preso da proverbi, da salmi, da Coelet. Bene, a me pare che questo versetto che non è biblico e che fa da titolo a quattro pericopi diverse nel contesto dell'unica celebrazione della Pentecoste, svolga esattamente quella funzione a cui faceva riferimento descrivendo la tradizione rabbinica. Mi sembra che questo possa essere quello slogan che avvia il tema della predicazione. Vado avanti. Ho oh, una piccola so B professoressa dimmi tu quando devo fermarmi. Eh? Siamo già fuori. Dovremmo già sì, fermarci. che facciamo? <ride> una, conclusione. una conclusione, benissimo. Uh, vi, vi spiego, vi spiego la, la mia domanda stamattina. Ricorderete, io ho preso la parola mentre il professor Ficco finiva la sua, la sua riflessione, perché io chiedevo come mai viene cancellata la frase Mosè Salì. Ricordate, questo è l'ultimo versetto. Questo è l'ultimo versetto della. Prima pericope che abbiamo ascoltato stamattina, Esodo 19. E giustamente noi eh, siamo giunti anche lì alle stesse conclusioni. Mosè salì, è stato espunto perché non serviva. Allora però io mi sono chiesto perché non è stato espunto anche il dunque. Il versetto conclusivo dice, il Signore scese dunque dal monte Sinai sulla vetta del monte. E il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte. Punto. Perché non toglie il dunque? Nella mens del compositore del lezionario, quel versetto 20 diventa la sintesi, dunque, a valore conclusivo, diventa la sintesi della pericope. Se avesse lasciato il breve sintagma Mosè salì, noi saremmo rimasti sospesi perché avremmo voluto sapere cosa è andato a fare Mosè sul monte. Il lezionario invece toglie il sintagma Mosè salì, lascia il dunque e utilizza quel versetto 20 che non ha nel testo, nel testo originale alcuna valenza conclusiva, perché anzi apre il successivo discorso che si avvia al versetto 21, il lezionario fa di quel versetto 20 una conclusione. Allora chiudo dicendo che... Eh, lo studio, lo studio del lezionario e dell'eucologia condotto insieme aiuta a comprendere la teologia della celebrazione. Ritorno cioè a Sacro Santo Un Concilium 48, in cui si dice che per mezzo dei riti, dei gesti, dei testi, delle preghiere, dell'eucologia, della parola, noi tutti come comunità cristiana possiamo comprendere Bene, così dice il concilio, possiamo comprendere bene i misteri della fede, cioè tutto quello che ci è stato rivelato per la nostra salvezza. Grazie.